Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, alle mie spalle c'è Final Fantasy XV per la mia personalissima recensione, anche se sarebbe meglio dire che queste sono le mie prime opinioni basate su circa 8 ore di gioco. Ovviamente vi ho registrato tutto il mio gameplay che vi caricherò sul canale a partire dalla mezzanotte di martedì. Allora, questa recensione si dividerà in 4 punti chiave, ovvero grafica, sonoro, gameplay e longevità. Ma prima di iniziare facciamo un riepilogo di quello che è Final Fantasy Fantasy, usiamo la pronuncia corretta. Final Fantasy XV è un titolo della Square Enix, ex Squaresoft, bei tempi. In sviluppo, pensate, dal 2006. Inizialmente il suo nome, il suo titolo era Final Fantasy XIII Versus e doveva essere ambientato nell'universo di Final Fantasy XIII, appunto, ma dopo un po' di anni il progetto si è perso di vista fino a scomparire dai radar, fino a quando è stato annunciato ufficialmente come nuovo capitolo a sé stante della saga, il 15° per l'esattezza. Questo gioco di ruolo di stampo giapponese sarà rilasciato il prossimo 29 novembre per Xbox One e PlayStation 4, inoltre riceverà delle migliorie grafiche su PlayStation 4 Pro. Questo Final Fantasy perde i combattimenti a turni ai quali siete abituati se li avete giocati su PlayStation 2, quindi parliamo di Final Fantasy 8, 9 e 10, in favore quindi di combattimenti action molto immediati e spettacolari. Allora, partiamo dal primo punto, quindi la grafica. Graficamente, come avrete visto nei video o nei miei gameplay, gli intermezzi grafici, i filmati sono stupendi, ma questo si sapeva, la Square Enix, Squaresoft, bei tempi, è bravissima nei filmati. Anche i personaggi sono realizzati stupendamente, sono veramente bellissimi da guardare, un po' meno gli scenari, infatti si nota un po' troppo stacco grafico tra gli scenari e i personaggi. Per questo io darei alla grafica un 8 come voto, vi ricordo che questa è una mia recensione personale, quindi una mia opinione. C'è da dire sempre sulla grafica che il frame rate non è sempre stabile. Per esempio, quando guidiamo un mezzo, spesso il frame rate oscilla attorno ai 20 fps e dà un po' di fastidio. Inoltre ci sono un po' di compenetrazioni grafiche fra i modelli poligonali e questo va a ridurre il voto ad 8, però poteva essere un bel 9. Quindi, grafica 8, passiamo al sonoro. Il sonoro è la cosa che mi è piaciuta di più. La colonna sonora di questo gioco, ragazzi, è fantastica. Secondo me la miglior colonna sonora dei vari Final Fantasy. Ci sono veramente tante tracce audio, anche molto famose, internazionali, però non ve le sto a spoilerare, le scoprirete da soli giocandolo. Al sonoro do un bel 10, anche gli effetti delle armi, dei combattimenti, i versi dei mostri sono realizzati molto bene. Quindi grafica 8 e sonoro 10. Passiamo al fulcro del gioco, ovvero il gameplay. Il gameplay, per forza di cose, è più vario, è più variegato e diverso rispetto agli altri capitoli della saga. È un combattimento action. Il combattimento inizialmente può essere un po' confusionario e per prenderci la mano ci vorranno almeno 2-3 ore di gioco. Potrete controllare direttamente solo il vostro personaggio, il protagonista, e usare delle abilità dei personaggi secondari della squadra. Si possono creare quindi delle combo. Il combattimento funziona bene, c'è da prenderci un po' la mano, però è divertente e non fa rimpiangere troppo il combattimento a turni. Inoltre c'è una sorta di sferografia per migliorare le abilità dei personaggi che è veramente vastissima, vi perderete in questa sferografia, passatemi il termine da Final Fantasy X. Che altro dire del gameplay? Allora, ci sono veramente tantissime attività, oltre alla trama principale che dovrebbe avere una longevità molto elevata. Possiamo ad esempio andare a caccia di animali,
oppure completare delle quest secondarie, e il mondo è open world, almeno nelle prime fasi, ed è un piacere da esplorare, quindi scoprire tutti i vari segreti. Ora diamo un voto al gameplay, do un bel 9, in attesa comunque di vedere il gioco al suo massimo potenziale anche nei capitoli successivi. La magia, molti la criticano perché sono praticamente delle granate da lanciare, ed è vero, è così. La preferivo più nei vecchi capitoli di Final Fantasy, scusatemi, però funziona, è divertente da usare, quindi può andare, dai. Gameplay 9. Passiamo alla longevità. Purtroppo alla longevità io non posso dare un voto, visto che comunque l'ho giocato appena 8-9 ore, però sono ancora nella fase iniziale e il gioco sembra vastissimo, questo perché, come detto prima, ci sono molte, molte attività da fare oltre alla trama principale. Trama che, non ve la spoilerò, parte lenta per poi un bel botto dopo poche ore di gioco, che è una bella trama secondo me, ragazzi. Quindi la longevità secondo me sarà ben elevata, però al momento non posso dare un voto. Quindi al momento io come voti do grafica 8, sonoro 10, gameplay 9. Quindi la media attualmente è un bel 9 a questo nuovo Final Fantasy 15. Ovviamente più avanti mi riservo la possibilità di fare una nuova recensione sul titolo. Bene amici, queste erano le mie impressioni, cosa ne pensate? Vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, di commentarlo e di condividerlo a tutti i vostri amici. Inoltre qua sotto nei commenti trovate dei link per acquistare bella roba tecnologica come droni, action cam, smartphone eccetera a bassissimo prezzo, dateci un'occhiata. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!